Continuiamo in qualche modo a parlare di montagne ma anche di laghi, perché dal 10 al 15 di giugno sulle rive del lago d'Iseo e di Endine si svolgerà un workshop dedicato al turismo ecosostenibile. I dettagli nel servizio. Massimiliano Mandarini, che è l'organizzatore di questo workshop che riguarda l'architettura dell'acqua, poi ci spiegherà il perché, si svolgerà nella Bergamasca a partire dal 10 di giugno. Dove esattamente? Allora, l'inaugurazione dei lavori sarà fatta a Castello Oldofredi, a Iseo. Il workshop è promosso dalla Comunità Montana dei Laghi della Regione Lombardia, è assessorato al turismo. Io come marchingegno ho il compito di fare da piattaforma di organizzazione di questa cosa, che è un modello di valorizzazione del territorio tramite un workshop internazionale design e architettura per i waterfront, che sono tutti i luoghi che si affacciano sull'acqua. La nostra area di progetto è il lago d'Iseo e i comuni di tutta la comunità montana, ma soprattutto i comuni più interessanti, che sono il comune di Sarnico, il comune di Iseo, il comune di Elovere e il comune di Spinone, su questo piccolo lago che è il lago, appunto, il lago di Endine. L'obiettivo del workshop è proprio quello di creare nuovi contenuti, nuove strategie, nuovi scenari per la valorizzazione turistica in un'ottica sostenibile del territorio. Quindi affronteremo quattro aree tematiche: il tema delle sponde, quindi la valorizzazione dei lidi, appunto su Iseo, Sarnico e Elovere, e poi il tema della qualità dei luoghi dell'ospitalità, in un concetto molto green, con un approccio green building, in un approccio molto alla qualità della vita, in cui lo spazio è già esso stesso promotore di una visione turistica, nell'ottica della carta del turismo sostenibile, in luoghi molto belli che però hanno un po' questo difetto di avere poche strutture di qualità, ma soprattutto ne hanno proprio poche. Quindi il modello di approcciare in una settimana dei concept per dare dei contenuti alle amministrazioni comunali per valorizzare il più possibile il territorio in un'ottica sostenibile e di design. È aperto a tutti questo workshop? Che ha avuto una call, hanno risposto 25 designer, architetti e creativi, di cui molti a livello internazionale. Abbiamo partecipanti russi, brasiliani, africani, ci sono anche molti paesi europei, la Svizzera, l'Austria, la Germania, l'Ucraina, e poi nostri studenti italiani. Abbiamo un gruppo della Facoltà di Architettura di Roma 3 che è parte della nostra iniziativa, e alcuni del Politecnico di Milano. Questo progetto presentato oggi offre anche delle occasioni formative, ci spiega come? Sì, è un progetto che si inserisce nella didattica, e quindi i nostri studenti potranno partecipare quindi a un progetto reale e quindi interfacciarsi con le istituzioni e comunque la realtà della progettazione. Per noi è molto importante nella didattica avere sempre contatti con le aziende e il mondo esterno, perché è comunque un approccio che l'istituto dà nel suo momento formativo, e quindi workshop per gli studenti sono fondamentali. Un esempio di didattica applicata? Sì, una didattica applicata a un caso concreto che